volare. El camino de Santiago pisaré. Cantare. Cantaremos. Nel blu, dipinto di blu. Azul, me pinto di azul. Esce sgranato. No. Non c'è un volto da riconoscere. Eccoti. Va bene, non c'è un fuoco. Sì. Ciao Edu, quando 2 anni fa decisi di partire per il cammino di Santiago non sapevo bene cosa portarmi e di conseguenza ho lasciato a casa molte delle cose che in seguito si sarebbero rivelate utilissime. Quindi con voi volevo condividere quelle che sono state le mie scelte e mostrarvi come preparare al meglio uno zaino per intraprendere questa avventura. Bene, questo è lo zaino che ho comprato per il cammino e ho continuato a usare per tutti i viaggi, come potete vedere dalle toppe, alcune delle quali mi sono divertito a creare io e se qualcuno fosse interessato può inviarmi una mail. Quindi questa è tutta l'attrezzatura per affrontare al meglio il cammino di Santiago. Qui come potete vedere ci sono le scarpe, devono essere leggere e resistenti. Questi sono i calzini, rinforzati in punta e in tallone rigorosamente perché sono indispensabili. Il berretto per ripararvi dal sole. Queste sono le magliette che devono essere di tipo tecnico e non di cotone perché il cotone è più pesante nello zaino. Questo è il coprizaino impermeabile e il Kway, combinazione per la pioggia, se no se non volete usare questa combinazione potete anche sfruttare il poncho che copra bene voi e il vostro zaino. Questo è il portapassaporto che non avevo, veramente molto carino. L'ho trovato in Cina durante uno degli ultimi viaggi, però non ce l'avevo sul cammino di Santiago, ma in ogni caso potete trovarlo su internet. Questa è la torcia, davvero molto molto indispensabile. Io non ce l'avevo ad esempio e ho usato la torcia del telefono, ma molte volte sul cammino vi capiterà di stare in sentieri molto bui perché inizierete dalla mattina presto e quindi una torcia buona, così non le solite taroccate che trovate nelle bancarelle, vi serve assolutamente. Questa è la credenziale del pellegrino che vi daranno alla prima tappa che affronterete. Io l'ho presa a Saint-Gilles de Pau all'inizio del cammino francese. Questi sono tutti i timbri che ho fatto dall'inizio da Saint-Gilles de Pau, se non ci sbaglio, fino a quanti ricordi, mamma mia. Questa è la cattedrale distrutta di Saint-Antoine fino alla fine, fino a Santiago, che poi saranno almeno una 50 fino alla cattedrale di Santiago, che è questa, è la conchiglia del pellegrino che va attaccata allo zaino. Questo è un portacose, io ci metto le medicine, le creme indispensabili. Questo è indispensabile sul cammino, c'è un accappatoio ultra leggero e microfibra, molto molto comodo. Questo è la combinazione da cappello e sacco lenzuolo. Io vi consiglio di portarvi il sacco a pelo perché comunque in Spagna fa freddo la notte e ve lo consiglio perché negli ostelli spesso e volentieri ci sono insetti che potrebbero pungervi sulle caviglie, sulle gambe e rovinarvi quindi l'esperienza del cammino di Santiago. Se fa molto caldo vi consiglio di portarvi il sacco lenzuolo piuttosto che il sacco a pelo che è più grande e quindi richiede più spazio nello zaino. Io comunque ho usato questo e mi sono trovato bene. Questa, vabbè, è una felpa per la sera e questo è un pantalone modello cargo molto leggero, funzionale, un altro pantalone leggero e soprattutto i pantaloncini corti se possibile con le tasche. Indispensabile anche l'orologio, questo è un contachilometri, un contapassi. Io dico che è indispensabile perché sul cammino serve per darvi un punto di riferimento, quanti chilometri ho fatto, basta premere qui e vedere. Molto comodo perché sul cammino non ci stanno i punti di riferimento e quindi potete orientarvi in base ai chilometri che percorrete. Questo invece è il mio libro dove potreste trovare maggiori approfondimenti sull'esperienza del cammino e ulteriori consigli. Se vi interessa vi lascio il link in descrizione. Ricapitoliamo, uno zaino da 50 litri oppure 70 litri per un massimo di 12 kg, 5 t-shirt tecniche,
Una felpa tecnica per la sera, un Kiwi più capezzano impermeabile oppure un poncho, due pantaloni lunghi da trekking più tre shorts, sette paia di calzini rinforzati in punta e tallone, sette mutande modello boxer, un berretto, un paio di scarpe da trekking più infradito, un accappatoio in microfibra, un sacco a pelo o sacco lenzuolo, una torcia professionale, Voltaren, crema per gli insetti, crema solare, orologio contachilometri e una buona guida. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine. Spero che i miei consigli vi siano stati utili e se avete ancora dubbi o mi sentite aggiungere altro, non esitate a commentare. Continuate a seguire i miei viaggi anche sulla pagina Instagram e non dimenticate di augurare buon cammino ai pellegrini che incontrate. Non fate i cafoni. Ciao, aiuto!